Ciao ragazzi, tutti sono Ian e bentornati in questo nuovo episodio del League of Learning. Allora, oggi stremo alle 2, inizio presto perché stasera non ci sono. E niente, era l'unica cosa che dovevo dirvi. Anzi no, questa domenica il torneo inizierà alle 10 di mattina, ma io sarò in streaming già dalle 9. Quindi dalle 9 alle 10 potete venire in streaming e dirmi se volete partecipare. Allora, se volete maggiori dettagli scrivetemi in privato oppure venite in streaming. Allora, parliamo un po' del signor Rumble. Allora, qua ci sono le sue rune, che sono abbastanza standard, non dovrebbe, cioè dovreste trovarvi abbastanza bene con queste. E ora iniziamo a parlare un po' di lui. Tra l'altro non so se sono contro Yasuo o contro Vladimir, in entrambi i casi è un po' dura. Allora, però, ha un early game parecchio forte contro la maggior parte degli avversari corpo a corpo. Ha tanti danni sfruttando la sua passiva e soprattutto lo scudo. Che ha, può essere parecchio noioso, anche perché lui non usa mana, non usa nessuna fonte di mana né energia, non ha un niente come Katarina o Garen. Se siete un po' affidati con una buona ultimate potete tranquillamente farvi anche un 1v2 in caso vi gankassero. La ultimate per l'appunto è fortissima se usata bene, soprattutto negli spazi stretti della mappa, tipo nella giungla o nel bar o nel drago, è fortissima se la piazzate bene, però è difficile da fare. Può tranquillamente vincere un teamfight da sola, proprio tranquillamente, è tipo l'ulti di Orianna. È anche abbastanza fortino contro i tank, visto che il primo oggetto che ci faremo sarà il Liandry. In ogni caso, sia contro i tank che con non ci faremo il Liandry. Ora, forse contro Vladimir faremo il Morello Nomicon, però mi sa che sono contro Yasuo io. Contro, non credo che al momento, con tutti i bruiser cattivissimi che girano in top lane, tipo Irelia o Riven, sia molto forte. Però, se siete bravi, comunque, ha il suo perché. Di certo, se andate behind, recuperare è molto difficile perché non scala benissimo. Però, sarete sempre utili con la ultimate, ma non è proprio così facile da usare come si pensi. Inoltre la sua zona di pericolo, ovvero la sua passiva, va usata con coscienza. Ora vi dirò come funziona. Intanto iniziamo a usare le spell. Poi vi dirò perché. Passiva: ogni cast di spell carica la barra sottostante, avete visto, per pochi secondi. Poi se non siete in combattimento scende. Appena raggiunge il 50% le sue spell saranno potenziate e avranno effetti aggiuntivi. Se raggiungete invece il 100%, Rumble avrà un bonus agli autoattacchi, ma sarà impossibilitato a castare spell per qualche secondo. La Q, come vedete, la Q è un lanciafiamme, proprio facile facile, che fa danno a tutti i nemici in un cono di fronte a lui per 3 secondi. In più fa più del doppio del danno con il bonus di surriscaldamento. Quindi quando siete in combattimento, quello che vorrete fare voi è tenere questa barra sempre sul 60-70%, così avrete sempre i bonus. Attenti a non farlo surriscaldare, altrimenti non usate più le spell. W è uno scudo istantaneo che conferisce anche velocità di movimento per un secondo. Con il bonus del surriscaldamento il tutto è aumentato del 50%. La E, praticamente sparate un arpione. Bello noiosello, eh. Sparate un arpione, che alla fine è uno skill, cioè non è una spell a target, se no sarebbe OP. Sparate un arpione che danneggia e rallenta il primo nemico che per l'appunto colpisce. Ora, il signor Vladimir è un po' noiosello, eh. Ne potete tenere massimo fino a 2 contemporaneamente. No! Ne potete tenere massimo fino a 2 contemporaneamente e poi i restanti verranno... E poi i restanti verranno caricati nel tempo. Se non sbaglio, più maxate la spell e meno tempo ci vorrà a, per l'appunto, caricare i razzetti. Con il bonus del surriscaldamento questo danno sarà maggiore. Ok, non mi interessa anche se mi fa un po' di danno perché io ne faccio di più. Con il bonus del surriscaldamento questo danno sarà maggiore e rallenterà di più. Adesso la R è tosta. La R è anche un po' strana da spiegare. Allora, praticamente lasciate un tappeto cioè sparate dei missili a terra e ci lasciate un tappeto. Lasciate un tappeto per terra. Questo tappeto... oh mio Dio. Dovrei vincere. Aiuto? Aiuto? Ah già, non può aiutarmi. Vabbè, me lo vado io così, spero. Scappa Rumble. Ok, sono scappato. Uff. Ok, c'ho il double buff. Ora sono molto incline al carriare. Dicevo che la R è parecchio particolare perché ha un range altissimo. Ha un range altissimo. Però il suo funzionamento è strano. È strano. Devo averla per spiegarvelo in modo chiaro. Però tento di farlo già adesso. Dicevo, lasciate un tappeto di missili
un tappeto di missili per terra che creerà una zona rettangolare per 5 secondi, se non sbaglio. In quella zona rettangolare... che danni che faccio ora. Perché vedete, ero nella zona di danno maggiore. In quella zona rettangolare, tutti i nemici che ci passano sopra o ci rimangono prenderanno un sacco di danno ogni secondo e verranno rallentati del 30%, se non sbaglio. Che però aumenta con l'aumentare dei livelli della spell, ovviamente. Sono morto. Però sono morto, ma forse mi porto... È vero, mi sono scordato della sua W. My bad. Predator Rammus? Particolare. Molto particolare. Allora, ho detto che avrei fatto immediatamente il Liandry. Però, guarda caso, questo qua è un caso molto particolare. Perché siamo contro Vladimir. Siamo contro Vladimir. Minchia, Kalista sta boostando il game. Siamo contro Vladimir e anziché mettere il Liandry, preferisco mettere il Morello Nomicon. Così le sue cure ce le andiamo un po' a mangiare. Ma questo è l'unico caso, praticamente. Cioè, anche se magari siamo contro un Aatrox o boh, qualcosa che comunque abusa abbastanza delle cure, va bene scambiare l'ordine e mettere il Morello Nomicon al posto del Liandry. Il Liandry è molto importante per lui perché ovviamente i lanciafiamme sono danni a tempo e ogni tick di lanciafiamme è un tick di Liandry. Quindi capite bene che diventa parecchio OP. Jin? Che cazzo ci fai qui? Lel? Perché c'è un Jin Toplane? Hello? Pronto? Perché c'è un Jin Toplane? Cosa ha sboccato? Ha sboccato perché un po' sta prendendo... che cazzo! Sempre qui sei! È ancora top! È ancora top! Mollami! Pezzo di merda, ma sempre qua sono! Che palle! Me devo andare purtroppo, non posso farci niente. Quindi, appena avrò la R vi spiegherò come funziona. Per il resto lui è un champion semplice, non ha combo, cioè... L'unica cosa che deve essere importante è che voi utilizzate bene la R. Ci sono molti modi per utilizzarla, cioè o la buttate ai vostri piedi quando vi stanno gankando, perché se vi stanno gankando devono per forza venire vicino, se sono dei champion corpo a corpo. Quindi, minchia Kalista, buon play. Se vi stanno gankando, buttate la R ai vostri piedi, così, e ci rimanete dentro, e così loro saranno costretti, per l'appunto, a venirvi dentro. Se invece dovete inseguire qualcuno, la lanciate al massimo range da qua verso di qua, così gli bloccate praticamente la fuga. Capito come funziona? Gli bloccate praticamente la fuga. Questo dovrei prenderlo quello d'attacco. Ok. Se invece dovete farla in un teamfight per zonare i nemici, ovviamente zonerete i nemici. Non so, facciamo un ipotetico teamfight al Baron, no? Lo state facendo voi. La ulti la metterete così, in questo modo, così da zonare i nemici e non farli arrivare al Baron. Ora vi faccio vedere, Perfetto, l'ho usato di merda. Cosa? Che cazzo sei? Che cazzo sei, Faker? Che cazzo di dodge ha? Che cazzo di dodge mi ha fatto? Cioè, mi ha doggiato di qua e di là. Complimenti. Vabbè, io l'ho usato di merda qua. Non l'ho usato nemmeno max range. Comunque quella era la ultima. Quella era la ultimate. È una specie di tappetino. Oh mio Dio. Ma perché mi abbandono? Perché sono sempre da solo? Vabbè. I am a bit alone here. Need help. Everyone came for me. Come for me. Is a bit annoying. Cioè, sono tutti qua per me. Mi sto un po' annoiando. Ok che non ho ward. Va bene, quello che volete. Sono d'accordissimo che non ho messo una ward. Non so neanche perché non l'ho messa. Però che noia, raga, cioè... Rumble mi ha gankato 3 volte. Adesso c'ho Jin Top, non si sa perché. Yasuo è venuto a rompermi il cazzo. Vabbè, fa niente, colpa mia. My bad. Niente da dire, my bad. Tipo qua, contro Jin, io potevo fare una cosa più intelligente. Invece di tirarla dritta per dritta, come un deficiente, potevo tirarla così, in modo tale da costringerlo a fare una curva che l'avrebbe ucciso. Ma io sono scemo.
e non uso mai Rumble. Quindi non ci ho pensato, ci ho pensato dopo. Da buon pirla, ci ho pensato dopo. Wow, io ho fatto triple kill. Yazzot ha fatto triple kill. XDDD. Per il resto farmare con lui è abbastanza semplice, perché praticamente farmate da soli. Il lanciafiamme va da solo. Però il cannone l'ho perso. Il lanciafiamme va abbastanza da solo. Ma Vladimir è AFK? Perdonatemi. È a livello 7? No, non è AFK il tipo. Vabbè, ora ci hanno lasciato da soli. Io la pick stavolta l'ho messa. Vediamo di darci anche un'occhiata, così non mi fanno sorpresacce. Ok. Può capitare che voi pushate molto forte la lane. Sto morendo. Sono morto? Sarei morto. Dicevo, può capitare che voi pushate molto forte la lane e che quindi rimarrete qua, in questa zona, ad aspettare che... Un attimo che devo danneggiare sto tizio. Ad aspettare la vostra morte, perché... Un attimo che gli faccio un po' di danno, ok? Perché se siete troppo avanti, molto... Ma come hai preso? Ma non è vero. Se siete molto avanti, probabilmente il jungler arriverà, perché a quanto pare è una passione per noi. Il mio invece ancora non si è fatto vedere, non so nemmeno chi è. Chi è il mio jungler? Perdonatemi. Ah, è Jace, è vero che ho killato il tizio qui. Niente, io me ne vado, perché... Signor Vladimir mi potrebbe fare il culo. Ma non è un problema, mi prendo subito il morello coso. Faccio così, mi piglio le scarpe. Non penso di vincere contro di lui, Anche perché... Ok, non utilizziamo nulla qua perché c'ho tutti i mina sotto torre. Ok. Vabbè. Non posso nemmeno... Ok, non potevo nemmeno... mate, che cazzo vuoi? Cosa mi pinghi? Cosa mi pinghi che c'è Jin qua sopra? Cosa mi pinghi che c'è Jin qua sopra? L'unica cosa che potevo fare. È l'unica cosa che potevo fare visto che c'è la Jin qua sopra. Parami i colpi. Mate, ma non andare così avanti. Sennò ci muori. Oh mio Dio! Vabbè, forse muore, Muori. Figurati. Raga, è un game un po' unlucky. Sono tutti top lane. Rumble go bot. Ok, ora vado bot. Però che palle. Mi amano questi qua. Io sono morto solo da gank, raga. Io sono morto solo da gank. E basta. Mi fa piacere che la nostra bot ne l'abbia stompato così tanto. Però vengono tutti qui. Non sono ancora riuscito a far vedere un'ulti giusta. Però lì non potevo castarla perché ero in zona rossa. E sì, se non state attenti purtroppo. Arrivare alla zona rossa è un attimo. Ok. Vorrei mantenermi sempre sulla zona gialla. Quindi appena arrivo al 40% sparo un missile. E poi ne sparo un altro. Anzi, no, uso la W. Ok, ora sono al 70%. È buono tenersi sempre sul 50-60. Perché siete pronti in teamfight. E così avete subito immediatamente il bonus. Io però muoio qua. Perché i mini non sono a fanculo, quindi devo guardare. Devo andare a guardare per forza. Ma mi hanno lasciato la lane di merda. Va fin dove devo andare. No, è troppo di merda sta wave. Tanto qualcuno di loro arriverà per forza, quindi, e mi ammazzerà. Devo aspettare un po'. Se io fossi andato fino a qua, sarei stato iper preda dei loro campioni. Lo posso killare sto Jin, maledetto? Lo posso killare secondo voi? Niente, è incredibile, c'ha sempre lì sto tizio. Niente. Ma io non riesco a killare nessuno, raga. Ancora una volta lì. Jin mi ha fatto 1v1 da solo. Va bene. Non lo so. Pensavo che la ultimate fosse un po' più utile, devo essere sincero. Se ha tranquillamente camminato di là. Vabbè. Rumble è sicuramente più forte quando viene gankato.
E quando rimane in top lane contro gente corpo a corpo, non contro i range. Però che vi devo dire, questo game è andato così. I game da League of Legends ultimamente mi vanno sempre di merda. Ieri con Riven e oggi con Rumble. Vabbè che sono entrambi champion che io non gioco mai e sinceramente non mi piace la top lane, però. Ragazzi, voi dovreste aprire un po' gli occhi comunque, perché mi state veramente abbandonando a me stesso e io non ci posso fare nulla. E io non ci posso davvero fare nulla, cioè. Sono qua. Questo qua è iperveloce. No! Ok. Ma Yasuo dove è andato? Era qua. Vabbè, almeno ho difeso la torre, va. Almeno ho difeso la torre. C'è qualcuno? Giustamente, quello era lì. Ma fa piacere che Kalista sia 11-3, raga. Però non sto facendo nulla io, è quello che mi rode un po'. L'unica cosa che ho fatto è stata quella kill su Rammus all'inizio, che probabilmente se l'è presa molto a male, perché mai mi aveva visitato. Se l'è sicuramente presa molto a male. Comunque adesso mi chiudo le scarpe e faccio un team fight, perché prima che magari finisca il game voglio farvi vedere un team fight, assolutamente. Voglio assolutamente farvi vedere un team fight. Se magari riuscisse a prendere i minion. E comunque mi sarei dovuto maxare lo scudo in questa situazione. Di solito si maxa la E per fare un po' più di danno. Ma visto e considerato quanto mi stanno sittando eccetera eccetera, e visto che sto sempre scappando, sarebbe molto meglio e molto più intelligente alzare lo scudo. End it off. Vedete. Non riuscirò a farvi vedere un team fight. Fight. Giocate maledetti. E non ho voglia di fare il video. Più che altro non è uscito male. Cioè, è uscito male. Oh mio Dio. Aiuto! Mi uccidono? Non dovrebbero. Ok. Sta arrivando anche Rammus. Ma perché la tiro così storta? Vai, rimani dentro. Cristo di passione per me. Ma ne posso più, raga, non ne posso più. Mi flashano addosso, mi tirano cose, mi vengono in tre. Basta. Che palle. Stavolta l'ho tirata abbastanza bene l'ultima, solo che Rammus ha fatto il Cristo di giro e Leona è tankosissima e io non gli faccio danno, c'è già la Aegis. Questo non è un champion fatto per combattere i tank, né i corpo a corpo, né i champion a distanza. Questo è un champion fatto per combattere i bruiser corpo a corpo. Gangplank, Irelia, Riven, eccetera eccetera. Ovvio, io il Morello, avessi avuto il Liandry, ce l'avrei fatta. Cioè avrei fatto danno anche ai tank, ma ho dovuto scegliere questa cosa per Vladimir, che poi se n'è andato a fanculo dalla lane. Insomma, uno più sfiga dell'altro. Diciamo, it's not my fault. Attaccate. Ovviamente c'è Rammus. Sto per morire, ragazzi. Sto per morire tantissimo. Niente, sono un po' tiltato, lo ammetto. Sono un po' tiltato, dio porco. Pensavo fosse un buon TP, ma poi è arrivato Rammus da dietro. E poi pensavo sinceramente che loro sarebbero sopravvissuti un po' di più. Che vita dura. Sono 1-6. Vabbè, Rumble mi fa cagare come champion, quindi va benissimo così. Can we team fight once? Possiamo? Ve lo chiedo gentilmente perché sto sbroccando. Sono tiltato. And I can't side lane. I can't. Non posso, cioè non posso. Io non posso andare in side lane. Cioè non posso andarci. È praticamente impossibile che io vada in side lane con questo qua. Why do you play top lane? Perché devo fare un video. Te lo spiego così. Che devo fare un video. Ciao, vediamo se con un team fight riusciamo a fare qualcosa. C'ho sta cazzo di R, ancora livello 1, mi serve livello 2 perlomeno.
Mi serve perlomeno il livello 2. Così almeno ho la R a livello 2, fa più danno. Non penso che lo killi. Infatti. Boh, non lo so, sto Jin. Sto Jin è strano. Da quando mi ha doggiato quelle cose, ci sono rimasto di merda. Le ha doggiate bene, per carità. Questa è la mano ultimate. Questa è la mano ultimate, però avrei bisogno della collaborazione di qualcuno. Della collaborazione di un nostro carry, che se ne sta andando indietro a fare un cazzo. Questa cosa non l'ho capita. Vabbè, se fai il disastro ora va bene, eh? Però potevi farlo anche prima, no? Invece di scappare. Niente. Invece di scappare poteva farlo pure prima. Vai go in jungle. Ma se eravamo qui, eravamo qui, eravamo qui. Eravamo qui e tu non hai autoattaccato. Sei scappata indietro. Boh, non so come fare. Sono troppo behind io. Cioè, un po' di farm ce l'ho. Ma più che altro abbiamo Kalista fiddata che non sta più facendo niente. Quindi questo è un problema. Perché senza di lei che autoattacca ci troviamo senza una persona che tra l'altro è fiddata. Bling, 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 bling. Qua c'è una wave di merda, perché è messa di merda. Usciatissima. E io mi devo fare la jungle. Wow. Wow. Il Baron non, mi sembra una orribile idea. Ah no, aspetta, c'è... Ah no, che non è una brutta idea perché c'è cosa dietro. Sì, basta pingare, adesso abbiamo capito, siamo tutti qua. Ma perché avete tolto la ward? Così hanno visto quanto vita è il Baron. Imbecilli. Vabbè, almeno l'abbiamo fatto, dai. Ora potremmo fare un teamfight. Che dite? Il problema è che è difficile fare una ulti buona in un teamfight, perché non sai mai... Non sai mai... No, Kali, se no mi rompo i coglioni. Cioè, sei fidatissimo. Se non lasci qualcosa anche a noi... figurati, Jace... Se non lasci qualcosa anche a noi... Che siamo poveracci, barboni. Dicevo, ora se faccio una ulti in teamfight dovrei... Bene o male, far qualcosa. Non ho ancora il Liandry, quello mi servirebbe tantissimo. Non ho ancora il Liandry e quello mi servirebbe davvero tantissimo. Però... Qualcosina c'ho, dai. C'ho 228 AP, non è male. La mia ulti dovrebbe fare danno adesso, se riesco a utilizzarla in modo corretto. Però dipende sempre dalla situazione. Ovviamente non la utilizzerò in campo aperto, credo, visto che siamo dritti in mid lane. Quindi la dovrò utilizzare o per lato per chiudere qua. Oh Cristo, io non ci sono. E non c'è nemmeno Jace. Arrivo. Guarda, finché rimane in vita Kalista. Ok, ora però non devo ancora ultare. L'ho fatto per Rammus perché non volevo arrivare su Kalista. Magari l'ho fatto anche male. Però almeno ho killato qualcuno. Però almeno ho killato qualcuno. Almeno ho killato qualcuno. Brom broken. Abbastanza. Raga, sto video è stato un po' una merda. Lo ammetto. Cioè, non una merda. Cioè, ho spiegato. Una merda è stato il fatto che mi hanno veramente visitato tantissimo. Però non è che ci puoi fare qualcosa. Alla fine, guardate il lato positivo. Sono uno youtuber vero. Nel senso che non faccio solo il game. Forse non ho ancora perso. Non ho ancora vinto. Ah no, Kalista vuol tryhardare. Sono uno youtuber vero. Non metto solo il game che vinco. Vabbè, considerando il campione che è molto semplice e molto fuori meta, non è che potete aspettarvi di tanto. Io non so, spero che comunque il video vi sia piaciuto. E ci vediamo in streaming oggi alle 2. Ciao.